appuntamento con le amiche per l'Abruzzo, cosa devono aspettarsi i telespettatori di questo DVD? Prima di tutto speriamo che siano tantissimi, perché ricordiamo che il DVD andrà ancora una volta a supportare i terremotati dell'Abruzzo in diverse iniziative, e quindi ci aspettiamo e speriamo che gradiscano lo spettacolo e che rivivano, speriamo che possano far rivivere alle persone che erano allo stadio quelle emozioni che sono state grandissime, e poi chiaramente quelli che invece non hanno potuto venire possano godere di uno spettacolo completamente nuovo e inedito, perché è stata in assoluto la prima volta che è successa una cosa di questo tipo. Ti andrebbe di fare un altro concerto come questo? Sicuramente sì, perché è stato un momento fortissimo, cioè proprio di pathos. Ci siamo sentite tutte veramente in corsa per qualcosa di importante. Un ricordo di quella giornata? Sicuramente le emozioni e la condivisione di tutte le artiste donne, tutte insieme unite per una grandissima causa. Questa è la cosa più bella in assoluto. Raccontavi che c'è stato anche un piccolo disguido durante il concerto, no? Si era rotto il gobbo. Ma guarda, ti dico, tutto era andato alla perfezione, chiaro che un piccolo dettaglio può sfuggire, e ovviamente uno dei gobbi non aveva diciamo messo in evidenza parte del testo che io dovevo eseguire, ma grazie ovviamente al contributo di tutte siamo riuscite ad evitare che questa cosa fosse così evidente. Facciamo un invito a tutti a comprare questo DVD. DVD ha questo racconto di musica, di straordinarie capacità vocali di tutte, e della capacità veramente di mettere insieme oggi quelle che sono le protagoniste della musica, le donne davvero, se senti le radio, cioè hanno le voci più belle, più interessanti, raccontano le cose più belle. Guardare